Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul nuovo episodio della Vekkit, dove finalmente faremo la maledettissima corrente. Yeah. Allora, disattiviamo i suoni del cavolo, no? Disattiviamo i suoni del cavolo, ok? Come avete visto nell'episodio precedente sono morto. E che cosa ho fatto? Mi sono rifatto un po' la roba, il diamante fortunatamente l'avevo lasciato dentro, adesso lo rimetto. Ho nerdato come un boia. Intendo, adesso preparatevi. Guardate, 19 diamanti ragazzi, adesso 19 diamanti. Perché ragazzi, come ho fatto a trovare tutta questa roba? Ah, e ho preso anche l'ossidiana. E dove l'ho messa? Nei materiali. Ho preso 10 di ossidiana giusti giusti per fare appunto il portale del Nether. Perché a cosa ci serve? Per la glowstone, che potremo fare con la glowstone, possiamo fare appunto la Philosopher's Stone, che vi spiegherò più avanti. Dunque ragazzi, come ho fatto a trovare 19 diamanti? Ho usato il Divining Rod, eccolo qua, che ovviamente l'abbiamo craftato, però non vi ho spiegato, cioè sì, vi ho spiegato come funziona, però non l'ho usato neanche una volta, mi ero dimenticato di averlo craftato. Praticamente nella caverna, adesso vi farò vedere il più velocemente possibile, ho usato questo corridoio con il Divining Rod. Se premiamo la G, ve l'ho già spiegato, vi trasforma short, che è 3x3, mid 16x3x3, e long 64, ho usato 64 in modo da poter trovare se ci sono diamanti. Se noi clicchiamo su un muro, ad esempio, best found 320, sarebbe l'EMC. Infatti se clicchiamo su un blocco, ad esempio la cobblestone è 1, 320 non mi ricordo cos'è, però se troviamo 8000 qualcosa è il diamante. 4096 è l'uranio, mentre l'oro è 2000 e il tungsteno è 15000. Dunque, ho trovato anche del tungsteno, ne ho trovato un bel po'. Intanto sto morendo di fame, mangiamo qualcosa, per favore. Il pane non fa proprio niente di fame. Vedete, qua c'era della ossidiana che ho preso col piccone. Qua ho fatto un casino di corridoi e mi stavo perdendo. Dunque, vi ho spiegato tutto, ragazzi, quando trovate 8000 giù di lì. Ecco, guardate, 8000. L'ho trovato, l'ho trovato. Dov'è? Dov'è? Come ho fatto a trovarlo? Qua, qua, qua. Dov'è, ragazzi? L'avete visto tutti in diretta. Avevo trovato il diamante. Boh, vabbè ragazzi. Ci ritroviamo in casa, che qua ci sono troppi zombie, troppi rumori brutti. Ok, eccomi qui. Dunque, cosa dobbiamo fare come prima cosa? Ah sì, mi sono fatto anche l'armatura, bellissima. Cos'è la mia skin? Ah, ragazzi. Perché ho cambiato il skin e quindi si è buggata altamente. Madonna! Oh mio Dio! Si è buggata! Si è buggato tutto! Ma lasciamo stare. No, la mano com'è? È bella la mano almeno. No, le mani sono nere, vabbè. Ah, perché forse... Ah, mi ha messo quella con le mani piccole. No, boh, vabbè, non lo so. Scusate per questo bug, rimetterò, cioè rimedierò, spero. Dunque, direi di andare avanti. Dobbiamo fare, credo che farò. Ah, qui non vi ho fatto vedere, ho fatto la stanza, già fatta. Ho messo dei vetri in modo da mettere dei solar panel. Sì, farò il solar panel, ragazzi. Dunque, andiamo a dormire. Ok, dunque, adesso voglio posizionare qua il Divining Rod, che non ci serve. Ah, ho ricraftato il mining drill senza diamanti, perché tanto non è che serva molto. Si scarica subito, dunque per questo stiamo facendo adesso la corrente. Allora, qui non so perché ho cercato batterie. E perché sono sempre in cheat mod, recipe, ok. Vi assicuro che non ho cheatato craftandomi queste robe. Allora, cerchiamo solar panel, ecco. Noi faremo come prima cosa questo. Poi più avanti ne faremo 8 e potremo craftare il low voltage. Scusate per questa skin, ma è inguardabile. E adesso, craftiamo questo. Come si fa? Due electronic circuit, che uno l'ho già consumato per fare il mining drill. Dunque vi ho già fatto vedere come si craftano, sono facilissimi, insomma, così. Dunque direi di farli al momento veloce. C'ho solo 3 di copper cake. Me li faccio velocizzato, ragazzi, ci vediamo tra poco. We'll be right back.
abbiamo fatto due, cioè ho fatto due electronic circuit. Adesso dobbiamo fare il generatore, che si fa con refined iron e iron furnace. Sì. Ok, facciamo un iron furnace. Dunque, no, com'è che è? Ed ecco qui il generator, si metteva in basso, il glass ce l'ho già, l'avevo nella chest, mi sembra, di qua, no, di qua, no, di qua, no, non ho più ferro, no, no, sì, ferro, non ho più glass, cioè ne avevo un quintale però l'ho consumato tutto. Dunque io dovrei avere della sand, dai, se non ho neanche la sand non ho, ma che cosa fa? Davvero ragazzi, non ho sand, adesso gli frego la roba simile. Non ho la sand. Sand, vabbè. Allora prendo la palla. Ecco. Non ho una sand. È impossibile che non ho sand, dai. Porca trota. Ok ragazzi, ho preso uno stack proprio. E direi di metterne 21. E poi di qua mettiamo la 64. Ok, ci serve, scusate la mano nera, però è buggato, si è buggata la skin, non so perché, aiutatemi. Più 9 e diventano 13. Adesso prendiamo qua, mettiamone 13 ed ecco che cuoce la nostra bellissima glass. Ora ci serve il coal dust, che è facilissimo, basta metterlo nel, dov'è? Il maceratore, eccolo qua. Mettere, per adesso ne mettiamo solo 3, ma praticamente si usa per fare i pannelli solari, vabbè. Dunque basta mettere a macerare tre cose, capito? Ah, qua c'è del ferro che adesso non c'ho voglia di cuocere, quindi lo metto qua dentro. Sapete che non ho voglia, vero? Ovviamente ho fatto, cioè non ve l'ho detto, ho fatto più chest iron perché, cioè, se no non ce la facevo. E poi ho messo i cartelli. Boh. Dunque dobbiamo, dovrebbe aver finito di craft shish. Ecco, 3 coal dust. E ora ragazzi, momento cruciale. Ok, eccolo qua. Solar panel, però. Ovviamente se piazziamo il solar panel, mi raccomando, vi dovrò far vi farò vedere che non potete romperlo, dovete usare la chiave, la wrench. Piazziamolo ed ecco che se clicchiamo col destro, aspettate, forse perché adesso è sera. Sì, è sera, però vi consiglio di collegarlo perché sennò se non si collega ovviamente non funziona. Allora, adesso dobbiamo spiegare un po' la cosa un po' più complicata. Allora, noi dobbiamo collegarlo principalmente qua. Però dovremo usare una batbox. Perché dobbiamo usare una batbox? Perché la batbox praticamente immagazzina l'energia. Altrimenti la sprechiamo in un modo assoluto. Tipo, il sole continua a dare energia. L'energia va dentro qua. Boh, ma è pieno, però continua a dare l'energia. E dove va questa energia? Da nessuna parte. La buttiamo via. Per questo c'è la batbox. La batbox che cosa fa? Ci immagazzina tutta l'energia in modo che... Sì, si riempie anche la batbox, ma poi ci sono delle cose più avanti. E praticamente abbiamo molta più energia. Cioè, ce l'hai in magazzina e facciamo cose belle. Dunque, adesso è sera e non funziona. Di giorno però funziona. Dunque, craftiamo anche la batbox, che è decisamente più semplice da fare. Dunque, per fare la batbox, ora non mi ricordo ovviamente perché io sono un abbo. Batbox. Sì, 3 batterie lì. Prendiamo un po' di tin. Tin ne prendiamo un bel po', tipo 25, 26, bla bla bla. Poi uno stack, no, uno stack, un po' di redstone e dei cavi che non ho. Yeah!
mettiamo qua le nostre R e battery, così. Ed ecco la Batbox, ragazzi. Ora vi spiego tutto quanto con calma. Allora, adesso la piazziamo in un posto che dico io, La piazziamo qua. Ecco, perfetto. Proprio... Sì, dai, può andare bene. No, non va bene. Spacchiamola. La Batbox si può rompere, ragazzi, fortunatamente. La mettiamo così. E praticamente, vedete questo buco? Questo buco è da dove esce l'energia. E adesso, siccome non ho voglia di craftare la wrench, perché con la wrench si può girare, cioè dobbiamo mettere il buco dove esce l'energia sotto, in modo che poi metto i cavi sotto qua. Anzi, lo metto più avanti di uno. Anzi, la metto qui. Qui, proprio perfetto. Dunque, la mettiamo qua, scaviamo un po'. Ok. E qua ci mettiamo un... sì, qui. No, ovvio. Scusate per le cose improvvisate che sto facendo, ma così, ecco qua. Ora spacchiamo di nuovo qui. Ed ecco qua. Questa è la Batbox. Noi facciamo arrivare l'energia con il cavo da qui. L'energia si inizierà a immagazzinare qui dentro. Grazie, macchina! E poi uscirà da questo buco qua. Solo dal buco uscirà. E noi lo facciamo arrivare dentro i nostri macchinari. Non nel generatore, ovviamente, facciamo un coso del genere. Ora qua possiamo anche chiudere. Così, ok. E no, così si vede, dunque non voglio fare le cose che si vedono. Così, perfetto. Tanto ovviamente adesso vi spiego tutto. Ok, adesso dobbiamo fare i cavi, ovviamente, basta. Per fare i cavi, ragazzi, questo qua è un solar panel e fa veramente poca corrente. Fa pochissima corrente, ragazzi. Per usare un solar panel, ragazzi, cioè quando si attaccano i solar panel, si possono usare anche i copper cable, però non vi consiglio di usare i copper cable. Perché? Perché i copper cable sono energia low, bassa, energia bassa. Questa qua non è energia bassa, è energia molto bassa, veramente bassa. Dunque, se noi mettiamo i copper cable, praticamente... cioè non riesce ad arrivare alla corrente perché è veramente poca e non riesce a fluire dentro questi cavi. Dunque dobbiamo fare gli ultra low, ecco questi qua, current cable, che si fanno semplicemente con 3 di tina. Noi adesso ce ne basteranno 10-15, dunque ne possiamo fare un bel po'. Facciamoli subito e vi spiego tutto bene. Ah, e ragazzi, mi raccomando, dalla Batbox, non ve l'ho detto, non escono, cioè quando arriva la corrente bassissima, la Batbox la trasforma in 32 EU, che sarebbe bassa. Dunque dobbiamo collegare i copper cable. Poi se mettiamo quelli di tin si bruciano, non funziona, perché questa qua è energia alta che esce, cioè allora arriva energia bassa, però man mano che si immagazzina la Batbox la fa uscire bassa, mentre qua arriva ultra bassa. Spero di essermi capito, cioè sì. Dunque, i copper cable sono praticamente i cavi per la bassa energia, mentre la tin per ultra bassa. E la Batbox la fa uscire bassa, dunque dobbiamo collegare i copper cable. Li collego già, vedete che si collega, vedete? E dunque dobbiamo fare anche un po' di copper cable. Qua colleghiamo ad esempio così e poi colleghiamo tutto quanto. Dunque vado a fare i tin, copper tin, sì, va bene. Sto impazzendo, ragazzi, non lasciatemi stare. Ne facciamo... Vabbè, tanto abbiamo la project table. Ne possiamo fare 18, bastano, direi. Ok, ne abbiamo fatti 18. Ora andiamo a collegare il solar panel alla Batbox. Facilissimo. Dunque facciamo questa cosa così. Possiamo farlo anche andare sotto, perché se noi proviamo a collegare qua, vedete, si collega. Dunque non dovrebbe collegarsi, si spaccano molto facilmente. Dunque facciamo una cosa del genere. Qua si spacca e qua va giù, va sottoterra praticamente, in modo da nascondere un po'. Se non si nasconde nulla, viene uno schifo. Dunque faccio una scavatona veloce in modo da collegare tutto. Ok, abbiamo fatto tutto il collegamento qui. Mi sa che non bastano. No, sì che bastano, dai. Colleghiamo tutto. No, non bastano. Lo sapevo. No, non basta. Tac. No, per pochissimo, guardate. Dunque ne faccio ancora, vabbè, dai. Ok, dunque con 18 li possiamo utilizzare quante ne vogliamo, tipo 1, 2, 3,
4. Collegato, ragazzi, non è esploso nulla, fortunatamente. Ma anche perché non sta facendo corrente, perché è notte, ovviamente. Se è notte non fa corrente. Porca trota, ste macchine. Ok, chiudiamo tutto. Così. E va bene. Perfetto. Dicevo, chiudiamo tutto. Tanto ormai non ci serve più. Qua possiamo lasciare, anzi. Qua lasciamo, perché qua dobbiamo collegare tutto ancora. Qui modificherei il blog. Anzi, per ora lasciamo così, dai, guardate che bello. Ok, adesso vi faccio vedere che di giorno danno corrente. Anzi, è già arrivato il giorno. Però ancora non è giorno giorno, dunque vado a dormire, faccio prima. Cos'è che... È giorno, ragazzi, allora basta, sto impazzendo. Allora, siccome è giorno, adesso funziona, giusto? Segniamo col tasto, ecco, vedete? Il sole si è illuminato e la corrente sta passando qua. Ed ecco qua, vedete, si sta ricaricando molto, molto bene. E mi sa che si ricarica molto più del generatore, credo, non lo so. E dunque funziona, vedete? Siamo a 60, 60, 70, 80, 700, si sale un bel po' e arriva fino a 40.000. Ok, adesso dobbiamo semplicemente collegarli con i copper cable, mi raccomando, perché se mettiamo quelli di tin, siccome l'energia è troppo alta, esplodono. Cioè, non è che esplode, si bruciano, ecco. Dunque, ora inizierà a servirci questa cesta dell'elettronica. Ok, mi faccio un bel po' di copper cable, dico un bel po' perché ce ne servono un bel po', qua ce ne avevamo un bel po', no, non abbiamo niente, andiamo avanti. Facciamone 24, perché vi dico che ci serviranno tantissimo. Ora mi rimetto qua dentro la roba che non ci serve più e andiamo a collegarlo ai nostri macchinari, ragazzi. Sì, vedete? Ora vedete che ovviamente qua adesso c'è corrente perché c'è il generatore che la fa. Ora togliamo l'energia del generatore. Ora non posso farvi vedere perché boh, mettiamo a estrarre qualcosa. No, non c'è niente da estrarre. No, proprio niente. Vabbè, andiamo a collegare tutto. Tac. Vedete che la corrente... Sì, vabbè. Ovviamente adesso non possiamo vedere perché... però sta dando corrente. Ovviamente qua sono pieni, dunque adesso non sta dando nulla. Il generatore non ci serve più a niente. Ma lo possiamo tenere per le emergenze, dunque lo lascerei lì. Ok, ragazzi, abbiamo fatto il primo solar panel. Solo che un solar panel per adesso va bene perché abbiamo solo due macchinari, ma poi ci saranno molti altri macchinari e ci sono anche altre mod che propongono altri macchinari con altra corrente, ad esempio la Red Power, che adesso non si chiama più Red Power, però qua si chiamava Red Power. No, no, più il Basalt Brick. Ok. Tac, tac, ok, abbiamo chiuso tutto. Dunque abbiamo fatto per la prima volta il solar panel, che vi dà appunto corrente. Qua ci possiamo mettere, non mi ricordo, un upgrade, no, non lo so, non ne ho idea. Credo ci possiamo mettere qualcosa da ricaricare, ad esempio. Ah sì, ragazzi, adesso possiamo caricare il nostro mining drill. Pure allora, qui abbiamo la batbox, quindi spacchiamo questa parte. Ok, così abbiamo la batbox in vista, vedete? E ok, forse poteva metterla proprio qua, però a fare, cioè. Ok, dunque adesso voglio vedere, non mi ricordo, ma non credo, se lo mettiamo qua, sì, vedete, si ricarica, però è molto molto lento perché dà pochissima corrente. Se invece andiamo nella batbox, che già ne ha immagazzinata un casino, se lo mettiamo, guardate come si ricarica velocemente. Sì, ovviamente adesso abbiamo prosciugato tutto quanto, come avete visto, il mining drill serve molta corrente. Sì, un po' però ce l'ha caricato, vedete, però c'è, è molto 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 veloce, cioè. Ok, boh, andiamo avanti. Ora vi voglio far vedere la wrench che farò adesso praticamente, che mi raccomando non rompete il maceretore e tutti i macchinari, perché scusate la skin buggata, perché vi ridà indietro un'altra roba. Noi dobbiamo fare questa qua di bronzo, vi ho appena detto infatti di tenere la cosa lì, perché il bronzo si può craftare. Oh. Ah sì, bronze dust dobbiamo fare. Si fa con una tin e tre copper. A noi ci serve, beh, facciamone un bel po' per sicurezza, perché tanto ci servirà, ve lo dico io. Prendiamo 10 di copper e pochissima, cioè 7 basteranno. Dunque facciamo, possiamo farlo anche qua. 1, 2, 3 e 1. E vedete che ce ne dà 2, noi ne facciamo un altro. E ce ne dà 4, noi ne facciamo un altro. Adesso domani, ok,
Ok, ne abbiamo messo il massimo. Sì, 5, va bene. Ne ha fatte 6. 6 bastano? Mi sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giuste, perfetto. Adesso dobbiamo cuocerla semplicemente. Mettiamo dentro qua. E cuociamo il bronze dust dentro qui. E vedete che cuoce. Ecco che ha finito appena adesso di cuocere il nostro bronzo. Che noi, se mi ricordo, sì, dai, facile, questo qua non è come il tritap del cavolo. Ok, cos'è? Ah, il minecart, stiamo scherzando. Ah, è della mod. Ah, sì, perché è tipo come ferro. Comunque abbiamo la wrench. Eccola qua. Cosa possiamo fare? Rompere i macchinari. Girare la batbox, però ora non lo faccio per motivi di sicurezza che esploda tutto. E possiamo anche girare i macchinari. Però adesso non mi serve ovviamente, ma ci servirà molto, molte volte, cioè, capito? No, ok. No, perfetto. Dunque, io avevo un'idea di mettere delle electric furnace, che sono delle fornaci molto veloci, che al posto di queste qua. E però devo trovare un modo per poter collegare tutto, insomma. Perché così non so dove poter fare uscire l'output, dove tipo deve fare un giro della morte. Sì. Dunque, abbiamo fatto molta roba in questo video. Se noi clicchiamo qua, con la wrench in mano, possibilmente no. Ora non ve lo faccio vedere. Sì, cosa sto facendo? Mettiamo a caricare il mining drill. Vi farò vedere anche in... cioè, vedete che si scarica subito il mining drill. C'è un attrezzo che ci permette di immagazzinare ancora più corrente di quella che c'è. Ovviamente un solar panel è veramente poca, come potete vedere non riusciamo a caricare neanche un mining drill intero. Cioè è lenta andare su. Quando arriverà a 40.000 ovviamente sarà molto di più di quello che è adesso. Dunque direi che per questo video è tutto, abbiamo fatto un solar panel e la batbox che dovrò risistemare perché così non va molto bene. Dunque ciao a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Salutate l'asino che sta asinando in questo momento. Lo sentite, vero? Ok. Ok, dunque, ciao a tutti ragazzi dall'asino e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.